tutti ragazzi, eccoci qua finalmente con un nuovo video acquisti. Ve l'avevo annunciato settimana scorsa quando feci lo speciale dei 900 iscritti ed eccolo qua ragazzi, è arrivato. Video acquisti di settembre e di metà ottobre, che sono 7 giochi per Xbox 360. 4 film, tutti in un cofanetto e un gioco per Xbox Classic. Ah, e anche questi qua dei Minions, che vabbè, sicuramente a voi non ve ne fregherà più di tanto. Quei Minions che si prendevano con 30 euro di spesa all'Eurospin. Eh sì, per collezione. Mi manca Bob Fragola che mi deve arrivare. Presi su Vinted, ovviamente. Questo qua ce l'avevo dall'anno scorso. Posso neanche parlare. Banana, ovviamente. Il cibo preferito dei Minions, poi gli audio, le voci, insomma, sono presi da Cattivissimo Me e qualcuno anche dal film dei Minions, il primo film. Questi qua sono usciti in occasione di Minions 2, che ho visto ed è molto bello, molto più bello del primo. Il primo, ma non è che sia tutto chissà che, tutto sto granché di film. Il secondo, beh, bellissimo, bellissimo, mi è piaciuto. L'ho visto anche su Skype. Allora, non perdiamoci in chiacchiere, iniziamo. Partiamo proprio dal cofanetto contenente i quattro film. L'ho fatto vedere anche nello speciale 900 iscritti, l'ho fatto vedere la mia collezione di giochi Xbox, film. Ecco qua. Ovviamente preso su Vinted. Uno l'ho preso su eBay, che è questo qua. Il primo. Cos'è? Notifico, scusate. Il cofanetto dei quattro film di Alvin Superstar in live action. Scusatemi per le notifiche. Che due coglioni, santo Dio. Ah, è un messaggio di un mio amico. Vabbè, lo leggerò dopo. Vabbè, il cofanetto di Alvin Superstar contenenti il primo, il secondo, il terzo e nessuno ci può affermare che il quarto. Ho pagato 8,40. Beh, giusto per il prezzo l'ho preso sto cofanetto. Film che ho visto tante volte. Il primo l'ho visto tantissime volte. Idem il secondo, che è il mio preferito. Il terzo 4 volte. Questo qua 2 volte mi è bastato. Non mi è piaciuto. Andiamo avanti a vedere. Il venditore mi ha detto che siccome erano dei figli che erano piccoli, chissà come l'hanno trattato. Ho visto, non hanno niente, per niente di rotto. Sì, avranno qualche graffettino, ma funzionano tutti quanti. L'ho testati. Il 2, il migliore in assoluto, secondo me, davvero bellissimo. L'ho visto su Italia 1 quando lo faceva. Non sempre, l'ho visto una volta, se non erro. Il 3. Il 3 è un buon film, una via di mezzo. Carino. E questo qua. La cosa che fa strano è che in copertina vediamo i design vecchi di Armin, Simon e Theodore. Quando nel film ci sono sti design qua, mamma mia. Non sembrano dei pupazzi. Non so che cazzo sembrano. Armin, Sam e Teodoro. Poi Teodoro che si commenta da solo. Boh, non mi è piaciuto tanto il film, sinceramente. Ma neanche i design. Cioè, troppo. Troppo 3D. Non mi è piaciuto. Spero che non facciano un 5. Perché veramente. Sono più legato ai primi due. Il terzo. Questo qua proprio. Non che sia brutto, ma boh, non mi è piaciuto. Se devo dare dei voti, vabbè, 10 su 10. Questo qua, no, aspetta, 9 e mezzo su 10. Questo qua 10 su 10. Questo
Questo 7, anche 7 e mezzo, questo qua. Sono buono, dai, 6 o 6 e mezzo, di più non gli do. Vabbè, andiamo avanti. Questo è quello per. Eccolo qua. Ora passiamo ai giochi. Partiamo da questo qua, che è l'unico per Xbox Classic che ho preso, ovvero Prince of Persia, Spirito Guerriero, che avevo su PS2 tantissimo tempo fa, e fu tra l'altro il primo Prince of Persia che giocai. E non ho mai giocato ai Due Troni, ho giocato anche, cioè, i Due Troni non l'ho mai giocato. Ho visto i gameplay, molto bello, e Le Sabbie del Tempo l'ho giocato, però l'ho giocato poco, sinceramente, a differenza di questo. Non l'ho neanche finito, l'ho recuperato per Xbox perché mi mancava tantissimo sto gioco. Beh, che dire ragazzi di Prince of Persia, veramente grandissimo gioco, bella saga che si è un po' persa negli anni. So che ne è uscito uno di recente, ma non mi ispira tanto, poi non mi sembra granché, a differenza di quelli vecchi che sono veramente bellissimi. Poi ci hanno fatto lo spin-off con Assassin's Creed. Vabbè, i creatori sono gli stessi, Ubisoft. Il doppiaggio di questo gioco, ragazzi, con l'italiano, con tra l'altro la voce di Gabriel Garco. Pensate voi. Mi fa strano vedere Gabriel, cioè sentire la voce di Gabriel Garco, ma non perché mi stia antipatico, no, ma lo so, il doppiaggio non è che non è brutto, però era meglio se questo gioco veniva doppiato da insomma, dei doppiatori di Milano, tipo La Pagotto, i doppiatori che doppiano Dragon Ball, Naruto, One Piece, invece i doppiatori di Roma doppiano i film, tipo doppiatori come il defunto Renato Cecchetto. Vabbè, avete capito. Non che questo qua sia malaccio nel doppiaggio, però niente di che, invece è un doppiaggio inglese tutto a posto, vabbè. Il prodotto è originalmente americano, vabbè, comunque, tralasciando sti discorsi, veramente bellissimo gioco. Prince of Persia, Spirito Guerriero. Recupererò anche gli altri, ho già questi qua per Xbox 360, uno l'ho recuperato settimana scorsa e mi è arrivato lunedì. E questo qua ce l'avevo da un anno, però non funziona più, ovvero Prince of Persia, Le Sabbie Dimenticate, che è un titolo a cavallo tra Le Sabbie Dimenticate, no, le Sabbie del Tempo e questo qua. Purtroppo non funziona più. Funzionava fino a un certo punto, guardate qua, tutto graffiatissimo, invece questo qua funziona perfettamente. Ah, questo ho pagato 6,50. Questo qua ha preso dei bei l'anno scorso a 5 euro. Dovrò ricomprarlo visto che non funziona più. E mi stava anche piacendo. So Persia, beh, più bello tecnicamente, anche graficamente, insomma. C'è un abisso a paragonare un gioco. Cioè, c'è un abisso tra un gioco per Xbox e uno per Xbox 360. Cioè, c'è un abisso. Ma meglio questo, ovviamente. Questo qua bello, ho visto i gameplay. Un po' complicato, ma lo stesso. Dovrò. E a proposito di Prince of Persia, ecco qua. Prince of Persia. E basta. Si chiama Prince of Persia e basta. Uscito nel 2008. Sì, nel 2008. Proprio nell'anno in cui uscì Assassin's Creed 1. Questo qua non c'entra niente con la saga canonica di Prince of Persia, un gioco a parte, diciamo. Tu sei la luce. Allora, praticamente qua l'avevo iniziato lunedì, adesso non ricordo. Allora, questo personaggio, che non è questo qua, mi scordo il nome. È un altro. È uno che va in viaggio, tipo un vagabondo,
e incontra questa ragazza Ellica, questa qua, Ellica se non erro, sì, chiama così, e suo zio, se non erro, causò l'oscurità nel mondo, tipo, e noi dobbiamo far tornare tutto alla normalità. Adesso non ricordo perché cioè sono passati 4 giorni, l'avevo provato a prevedere se funziona. E sembra un gioco carino, non è tanto brutto, certo non è neanche un capolavoro, ma dovrò vederlo meglio giocandolo. Mi sono perso, ho pagato 5,75 su Vinted, scomparso. Io certo con gli sconti proprio. Vabbè. Passiamo poi a... non ho fatto vedere... Vabbè, lo faccio vedere dopo. Questi due giochi di Dragon Ball che sono Dragon Ball Raging Blast 1 e 2. Partiamo dal primo. Il primo, tutti e due presi da Vinted. Questo ho pagato 7. Questo qua 15, una quindicina d'euro. Ed anche, era anche difficile da trovare, ragazzi, in versione italiana, perché ho cercato ovunque, su eBay costa tipo 20, 25, 30 addirittura. È esagerato, però i giochi di Dragon Ball sapete come sono. Invece su Vinted è un po' più facile trovarli a buon prezzo. Questo qua, vabbè. Non sono altro che dei Budokai Tenkaichi esportati su Xbox 360 e PS3. E vi dico, su Xbox 360 sono più belli perché graficamente, anche nei caricamenti, caricamenti su PS3 non è che erano lunghettini, infatti non l'ho mai giocati, però un mio amico mi disse che li ha giocati su PS3, sono un po' lunghi, invece su Xbox si caricano praticamente subito. Inizialmente non mi ispirò tanto, poi col passare degli anni, quando avevo visto un gameplay, ho detto: cazzo, questo sembra Budokai Tenkaichi. Infatti, il gameplay è proprio quello, proprio rispolverato dagli stessi creatori della Bandai. E ci hanno fatto Raging Blast. Certo, inferiore, più bello questo qua a livello grafico e anche a livello tecnico. I personaggi sono 70. 70 perché sono trasformazioni, eccetera, eccetera. Tra l'altro, trasformazioni mai viste nel mondo di Dragon Ball, ovvero Broly Super Saiyan 3 e Vegeta Super Saiyan 3. Mamma mia, non commento proprio. L'ho finito. Tenuto bene. Anche quando arrivò, era così. Funzionante, l'ho finito non al 100%. Dovevo finire tramite alternative che sono parecchio strane. Veramente, veramente parecchio strane. Veramente parecchio strane. Però bello, dai, non è tanto brutto, brutto, brutto come alcuni dicono. Primo capitolo mi è piaciuto, anche se non tanto. Se gli devo dare un voto, no, dai, questo qua mi è piaciuto molto di più. A livello, su tutti i punti di vista mi è piaciuto, a livello tecnico, a livello qualitativo, anche i personaggi sono di più. Ci sono personaggi che in Budokai Tenkaichi 3 e in Budokai Tenkaichi 2 non c'erano. Ad esempio questo qua che si chiama Hatchik, una cosa del genere, un personaggio di uno speciale, un antagonista. Se sentite il rumore, la lavatrice, scusate. E non mi ricordo il nome, Hatchik, una cosa del genere. Beh. È anche parecchio bastardo. Insomma, fortissimo. Forse non più forte di Majin Buu. Vabbè, ci sono personaggi. Vabbè, a parte questo, il fratello di Vegeta Tarball, anche quello personaggio di uno speciale mai uscito in Italia, anche quello. Che è quello di questo qua, questo personaggio qua, dove è presente questo personaggio. Due leccapiedi di Color, che sarebbe il fratello di Freezer. Come si chiamano? Neizu e Dore, una cosa del genere. E C14 e C15.
non sono fortissimi, sono più forti di quella merdaccia di Guldo che è più scarso. Vabbè, il libretto, non è niente di che. Questo qua è il libretto a colori, anche un po' più corposo, diciamo. È ben dettagliato, questo qua tutto in bianco e nero, vabbè. 15 di euro, tra l'altro qua include un remake dell'anime Dragon Ball Piano per annientare i Super Saiyan, ecco qua. Dove ci sono anche Tarles, che è un Saiyan con le sembianze di Goku, non è un parente di Goku, ma è uno che gli assomiglia. E Freezer, ci sono anche Slug. Quel Namekiano forse c'è anche in questo gioco, non l'ho visto. Vabbè, Borjak. C'era anche, vabbè, Coler. È presente anche in quello speciale. Non c'è la modalità storia di Dragon Ball, c'è la modalità galassia, dove noi giocheremo con tutti i personaggi, combatteremo con tutti i personaggi e sbloccheremo i personaggi da sbloccare, insomma. Un'ottima modalità, però era meglio la modalità storia di Dragon Ball, che inizia dal combattimento contro Radish, al combattimento contro Broly, e i personaggi, insomma, avete capito. Invece hanno fatto la modalità galassia, bella, bella. Alcune difficili, alcune facili, alcuni sono anche un dito nel culo. E anche questo è un dito nel culo in realtà, a ottenere le stelle per sbloccare le trame alternative, le trame da sbloccare. Vabbè, comunque, bei giochi, bei giochi. Questo lo sto giocando. Lo continuo. Poi andiamo avanti con questo qua che finalmente l'ho recuperato, ovvero Gears of War Judgment, che ho pagato no 8, questo qua 8 euro, non 7 o 6, 8 euro da Vinted. Ecco un codice scaduto, il bellissimo CD si trova con il bundle copy tipo col CD di merda, non con questa skin, ma con una skin tipo bundle copy, promotional disc, un disco argentato che fanno proprio schifo. No, veramente, finalmente l'ho trovato in prima stampa. Qua. Includo un codice per la versione, vabbè, ce ne importa. Questo personaggio si chiama Belroid. E questo qua dovrebbe essere un titolo ambientato, penso, prima o dopo di Gears of War 3, ho letto da qualche parte. L'ho provato, funziona. Non ha nessun graffio. È nuovo. Anche se è stato usato, ma non tanto. Sembra nuovo. Funziona. Recuperato per completare la saga. Eccola qua, di Gears of War. Finalmente ho tutti i capitoli per Xbox e non vedo l'ora di gustarmela. Faccio vedere. L'ho fatto vedere anche nell'ultimo video acquisti che feci il mese scorso. Io. Il 2. Veramente bellissima saga. Forse non voglio esagerare, ma la più bella esclusiva Microsoft. Anche Fable. A me Fable non è che tanto mi piace. Cioè, a parte, non è nelle mie corde quel gioco. Però in sé per sé, bella saga, che bel gioco. Una saga Fable, anche se si è un po' persa. Quel 3. Tutti perfettamente funzionanti. Il libretto qua. Che bella merda. Poi già, finalmente. Non vedo l'ora di gustarmela per bene. Però prima finisco il gioco. Poi passiamo agli ultimi tre. Questo qua. E
Uno funziona e l'altro no. Porto da questo qua che è Mafia 2 che ho fatto vedere nello speciale 900 iscritti verso la fine, diciamo. Ce l'avevo già, però quello che avevo era inglese e l'ho messo in vendita su Vinted. E invece questo qua che ho preso il mese scorso, ho pagato 9 euro. 9,50 tipo, sempre su Vinted, è italiano, include anche i DLC. Sono quello di Jimmy Vendetta, che sembra il preside del programma televisivo del collegio, e Le avventure di Joe Adventures, che è DLC ambientato, insomma, un gioco ambientato durante i 7 anni di galera di Vito. L'ho preso perché non ce l'avevo in italiano, finalmente. È qua un po' messa di merda, sembra polvere, un po' rovinatuccia, però i dischi funzionano. Abbiamo questo qua che mi è arrivato oggi e non funziona. Lo restituirò indietro. Ovvero, Max Payne 3 non funziona purtroppo. Peccato, grandissimo gioco Max Payne 3. Non ho giocato mai ai primi due. Ho visto i gameplay. Il 3 neanche. Purtroppo non funziona. Il flash. Si è tolto. È graffiato. Non so se riuscite a vedere. Flash, maledizione. È graffiato e non funziona. Invece questo qua, che è il disco single player, disco 2, però serve questo per giocare, non funziona. Questo qua sì, ma serve per forza questo per giocare, altrimenti non gioco, non funziona. Lo restituisco. Veramente grandissimo peccato. Vabbè, lo ricomprerò di nuovo. Grandissimo gioco della Rockstar, Max Payne. Lo ricomprerò. Ora passiamo all'ultimo gioco da mostrare, ovvero Ujov Studio. E sei subito artista, scusate per il mio inglese, che è paragonabile all'italiano di Cassano, scusate. Vabbè, il libretto non è niente di eccezionale, il disco ecco qua, serve per forza il game tablet, che è questo qua, nuovo praticamente, nuovo, mai usato. Vabbè, gioco per disegnare, l'ho preso per mio fratello. Ah, e ho preso anche altri due giochi, Kinect, che stanno sopra, li gioca mio fratello per Xbox, per giocare col Kinect. Ne ho due di Xbox 360, una presa il mese scorso, ed è là, l'ho fatta vedere nello speciale. E una che ho da 8 anni, ma che ho regalato a mio fratello, perché il bottone per azionare il vano disco non funse, cioè non si sentiva il bottone, però era apribile col menu, cioè andando sul menu Xbox, e anche le porte USB che non funzionavano. Invece questa qua che ho preso il mese scorso ha tutto funzionante, bottoni, tutto, porte USB, tutto. Giochi Xbox Kinect erano quello di Michael Jackson e quello Kinect Adventures. Vabbè, l'ho fatti vedere. Ho pagato 10, una decina di euro, sempre su Vinted. Ah, Prince of Persia, l'ho preso su eBay, non
Questo qua l'ho preso su eBay, ho detto Vinted, scusate. Su eBay l'ho preso, no, su Vinted. Vinted. Ho fatto un po' di bordello, scusate. Vabbè, non importa. Preso perché poteva interessare mio fratello. Mi sta piacendo, ci gioca. Spesso e volentieri, ci gioco anch'io. Carino, va. Perfetto. E questi ragazzi erano i miei acquisti. Che cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti e fatemi sapere. Io adesso devo andare e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi e buona giornata a tutti quanti.